Presentiamo i dati. Come ben sapete, questa amministrazione ha fatto un miracolo perché comunque ha ereditato una situazione disastrosa dal centro-sinistra. Ci saranno risparmi e aumenti di entrate complessivamente di 279 milioni di euro. Questo è quanto ha dichiarato il sindaco di Roma Capitale Gianni Alemanno in conferenza stampa al termine dell'approvazione della memoria di giunta in preparazione del bilancio 2013. Il primo cittadino, accompagnato dall'assessore al bilancio Carmine Lamanda, ha sottolineato che tutto questo non servirà a completare il bilancio, ma dimostra che si sta operando per tenerlo quantomeno in equilibrio. Molto importante la qualità di questi interventi, perché innanzitutto ci sono 15 milioni di euro di tagli di costi della politica, che vanno dalla riduzione dei municipi all'abolizione delle auto blu. Non ci saranno più auto blu assegnate a singoli assessori o a singoli dirigenti, ci sarà quindi una situazione di estrema austerità, sono ridotte tutte le spese, per quanto le ho azzerate, tutte le spese riguardo ai gruppi consigliari e altre attività di questo genere, quindi diamo il buon esempio nei confronti delle varie realtà. Ma si aggiunge a tutto questo anche una serie di interventi che vanno proprio in quella che sono i tagli per beni e servizi, quindi anche da questo punto di vista vengono fatti delle grossi risparmi. Ed è un segnale molto chiaro e molto netto che noi diamo sia alla sostenibilità dei conti sia a quello che è la sobrietà che ogni amministrazione deve dare in un momento difficile come questo. È evidente che insieme all'ANCI continueremo a fare la battaglia per ridurre il peso da spending review e per avere più risorse per i servizi ai cittadini, per affrontare le buche stradali, per affrontare le manutenzioni che sono necessarie. Però possiamo dire che nel momento in cui sta per cominciare la campagna elettorale abbiamo posto le premesse per la sostenibilità di bilancio del 2013, quindi nessuno deve creare illazioni sul bilancio del 2013, e abbiamo dato un segnale chiaro di come questa amministrazione continua a operare in questo senso. Non ci siamo svegliati oggi, non ci siamo svegliati in questo anno, abbiamo operato in senso costante anno dopo anno a tagliare i costi della politica e a fare una grande realtà di sobrietà e di estrema attenzione a quelle che sono le necessità di bilancio, altrimenti non saremmo riusciti a fronteggiare 1 miliardo 228 milioni di tagli che sono avvenuti in questi anni dal punto di vista dello Stato e un'ulteriore manovra correttiva di spending review di 1 miliardo 333 milioni. Sono tagli pazzeschi che sono stati fronteggiati solo attraverso una maggiore disciplina e rigore di bilancio. Il messaggio che diamo con chiarezza è che non solo i conti sono in ordine, ma sono in ordine perché qui a Roma Capitale abbiamo fatto lo sforzo massimo per ridurre costi della politica e costi della pubblica amministrazione.